Provate a immaginare come potrebbe essere il XXI secolo se il riscaldamento globale dovesse aumentare. Dove colpirà la prossima supertempesta? O la prossima ondata di calore? La prossima catastrofe? Mentre la temperatura aumenta grado dopo grado. Il dibattito è concluso. Secondo gli scienziati di tutto il mondo, la temperatura media globale è già salita di quasi un grado centigrado. Per registrare i segni vitali del pianeta, abbiamo un notevole dispiegamento di mezzi. Migliaia di navi in mare. Decine di migliaia di stazioni sulla terraferma. Sensori satellitari nello spazio. Gli scienziati inseriscono i dati nei più sofisticati modelli climatici per calcolare le conseguenze per il nostro futuro. Le previsioni sono allarmanti. Tra 40 anni potrebbero scomparire i ghiacciai himalayani, una risorsa d'acqua per milioni di persone. Tra 50 anni potremmo non riuscire più a fermare lo scioglimento della calotta glaciale in Groenlandia. Alla fine di questo secolo, la foresta pluviale amazzonica, che ospita metà della biodiversità mondiale, potrebbe ridursi a un'arida savana. La temperatura è salita di quasi un grado. È il livello più alto da migliaia di anni. Nel prossimo secolo rischiamo un innalzamento della temperatura globale da 1 a 6 gradi centigradi. Ad ogni grado, il nostro futuro cambierebbe radicalmente. In alcune parti del mondo i segni dei mutamenti climatici sono particolarmente evidenti. In Australia gli incendi fanno parte dell'ecosistema, specialmente negli anni di siccità. Ma i cambiamenti climatici li rendono molto peggiori. La costa orientale australiana è una polveriera. Nell'inverno 2001, intorno a Sydney, sono scoppiati 900 incendi. L'hanno chiamato il Natale Nero. Ora, dopo 10 anni di siccità, il pericolo cresce. Quest'anno nello stato di Victoria abbiamo avuto incendi che sono durati mesi e a mano che i boschi bruciano ne scoppiano altri in zone che prima erano sicure. I dati mostrano che la temperatura media globale è già aumentata di 0,8 gradi centigradi. Victoria, il secondo stato australiano per numero di abitanti, ha registrato la peggiore stagione di incendi della storia. Per molti questi incendi sono un avvertimento, un monito sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. Finora l'aumento è stato di meno di un grado, abbastanza da trasformare l'Australia, che era già il continente più arido del pianeta, in un territorio in cui la perdita delle già scarse risorse idriche è stata tale da causare la peggiore siccità degli ultimi 1000 anni. A causa della siccità, gli incendi si propagano oltre i boschi, arrivando a minacciare le case di milioni di australiani. Sono agitata perché Rob vuole restare. Alcuni abitanti di Sydney affrontano un terribile dilemma: restare e affrontare l'incendio o scappare sperando che al loro ritorno la casa sia ancora in piedi. Mamma, devo andare, ti richiamo. Ciao. È solo una casa, meglio perdere quella che una persona cara. Ma era la nostra prima casa e mio marito fece di tutto per salvarla. Mia moglie portò via le cose più importanti e io cercai di impedire che la casa fosse distrutta. Sono pronta. Allora vai, ti chiamo dopo da tua madre. Va bene, stai attento. Sì, anche tu, a più tardi. Ciao. Gli incendi sono eventi pericolosi,
Secondo i modellisti del clima, nei prossimi 30 anni si intensificheranno. E non è tutto. Il riscaldamento globale non provoca solo un innalzamento della temperatura, modifica l'intero sistema terrestre. Per questo abbiamo siccità in una regione e inondazioni in un'altra, o entrambi i fenomeni nella stessa zona. Da anni, Mark Lynas, scrittore e collaboratore del National Geographic, analizza i dati dei modelli climatici per capire come ogni grado in più possa minacciare il pianeta. È difficile immaginare le conseguenze future del riscaldamento globale. Ho cercato di farlo per aiutare le persone a rendersi conto della realtà e, ad esempio, a capire come le emissioni delle loro auto possano causare lo scioglimento di un ghiacciaio dell'Himalaya fra 50 anni. Gli esperti stimano che nel prossimo secolo la temperatura potrebbe salire di 6 gradi centigradi, ovvero quasi 11 gradi Fahrenheit. Ma il futuro non è ancora deciso. Anche una piccola variazione nella temperatura terrestre, solo 6 gradi, può avere conseguenze estreme. A prima vista, una variazione di 6 gradi fa parte delle normali fluttuazioni climatiche. Se domani ci saranno 6 gradi in più, mi metterò i calzoncini. In termini di temperatura media globale, 6 gradi in meno ci riporterebbero all'ultima era glaciale, 18.000 anni fa, quando le calotte glaciali arrivavano quasi fino ad Oxford e in alcuni punti avevano uno spessore di quasi 2 chilometri. Un raffreddamento di 6 gradi porterebbe una nuova era glaciale. Immaginate un riscaldamento di 6 gradi. I primi cambiamenti si avrebbero a quote altissime. L'atmosfera fa da filtro tra la superficie terrestre e lo spazio. In piccola parte è costituita da gas serra. Un insieme di vapore acqueo, anidride carbonica, metano, ossidi d'azoto e ozono. Questi gas agiscono come una cupola che trattiene parte del calore irradiato dal sole, mantenendo una temperatura ideale alla vita. Se la percentuale di gas serra aumenta, l'atmosfera trattiene più calore, modificando drasticamente il clima del pianeta. Negli ultimi 250 anni, le emissioni di gas serra sono aumentate perché consumiamo sempre più energia. Il prezzo nascosto che paghiamo è il CO2. Produrre l'energia che alimenta i nostri elettrodomestici comporta un'emissione di anidride carbonica. È letteralmente nell'aria che respiriamo. Oggi il livello di CO2 nell'atmosfera è di 383 parti per milione. Sembra una cifra infinitesimale, ma il suo aumento fa alzare la temperatura media in ogni angolo del pianeta. Raddoppiare la quantità di anidride carbonica porterebbe a una catastrofe globale. Il livello di pericolo è di 450 parti per milione e siamo già a 383. Un aumento di 1 o 2 gradi centigradi avrebbe conseguenze molto gravi. Stiamo solo descrivendo quello che accadrà, secondo le nostre stime, se continuiamo di questo passo. Noi presentiamo degli scenari possibili per il futuro, sperando che la gente scelga quello giusto. Come reagiremmo? Come cambierebbe il nostro pianeta con un grado in più? E con 2 gradi? Con 3 gradi e oltre? Siamo disposti a correre questo rischio?